La partita vera è durata 20 minuti, giusto il tempo per l'Inter, decisa a risalire la classifica, di segnare due gol ad un Cesena tranquillo e disinvolto. Rivediamo il gol segnato da Passarella su angolo battuto da Fan. L'unica replica convinta ha per autore Lorenzo, così Zenga evita di congelarsi. Al 20° il raddoppio, Altobelli sfrutta il cross di Nobile, 2-0. Piacevole, nell'azione ripresa dal basso, il tagliafuori di Scifo in un clima fuori stagione per Milano con sole e prato verde. Da sottolineare la prestazione di Scifo che ha sfruttato bene gli spazi e ha cercato anche il gol. Nella ripresa, sin dall'inizio, comincia la serie delle occasioni mancate dall'Inter, apre l'elenco Nobile ma anche bravo Rossi. Al 20° annullato da Luci un gol di Ciocci che ha tutta l'aria di essere buono, non è il primo infortunio per Ciocci quest'anno. Rossi si è salvato poco oltre con un'altra parata di piedi su azione di Fan. Il punteggio non si muove dal 2-0 anche perché Altobelli in finale di partita tira altissimo sotto quella porta in ombra dove il terreno è d'inverno piuttosto irregolare.